Ben trovate una nuova puntata di Qui è Emilia Romagna. Oggi parliamo dei nostri amici a quattro zampe. È fondamentale Abitudine lavare il proprio cane, se si ha cuore non solo l'aspetto, ma anche la salute del nostro amico a quattro zampe, perché si ripulisce non soltanto lo sporco accumula accumulato con una adeguata toelettatura, si libera il pelo morto, ma anche si eliminano eventuali parassiti che possono annidarsi nel manto. Ne parliamo con la nostra ospite di oggi, benvenuta Sara Rossi, titolare di Toelettatura il Cucciolo Ravenna. Salve. È importante prendersi cura dei, dei nostri animali non soltanto appunto per questioni di estetica ma soprattutto per motivi di salute. Eh, sì, molto spesso si pensa alla toilettatura solo per alcune razze specifiche come ad esempio i maltesi, i barboni, i barboni gli scizzi o gli orchi o comunque i cani che hanno un pelo che cresce continuamente e che forma nodi e quindi bisogna intervenire prima che questo succeda. In realtà è... Ehm, importante per ogni cane, ogni tipo di cane e di razza, perché quando, eh, si, si, quando vengono in toilettatura si guarda ogni aspetto della, del cane, quindi le orecchie, le unghie, eh, la salute della cute, la salute del pelo, eh, spesso si, si pensa che il bagno sia mh, importante farlo solo in alcuni momenti specifici, mentre invece una buona pulizia Regolare eh, aiuta il cane a rimanere più sano e so, soprattutto quando io eh, opero su un cane, eh, spesso mi, mi rendo conto di problematiche che magari al, al padrone sfuggono: come può essere una cosa banale, anche come non so, un brufoletto che è spuntato all'improvviso, oppure cose più importanti che magari il, il proprietario non nota. Hai parlato di buona prassi di mantenere appunto una, eh, di lavare anche con dei lavaggi magari frequenti, ma con che tipo di frequenza parliamo? Perché forse ci saranno dei momenti in cui sono più indicati, e dei momenti in cui no, non lo so. Allora, diciamo che eh, buona norma per tutti i tipi di cani, a prescindere da, dalla razza o dalla taglia, sarebbe fare almeno 4 bagni l'anno in modo da mantenere la cute sempre pulita e libera da muta piuttosto che pelo morto, controllare le unghie, controllare la salute delle orecchie. Poi ovviamente ci sono razze più specifiche, come dicevamo prima, i barboni, i maltesi, gli yorkshire, che comunque hanno una crescita continua, quindi eh, quelli sono un pochino più impegnativi, hanno bisogno diciamo di almeno una tolettatura al mese per Mantenere il pelo privo di nodi e in salute della lunghezza che uno vuole. È e io ovvio leggevo che, che sì, scusami, sì, ne, ne scusa. vedo diverse tipologie sì. no? di, questi di questi bagni idromassaggio: allora, bagno igiene e bellezza, bagni sì. medicati e bagni all'ozono. Adesso sì. pian piano cerchiamo di allora, capire. Allora, diciamo le che il, il bagno medicato è quello che si fa nel momento in cui c'è un problema di cute seria, che può essere una dermatite. Eh, prima ovviamente ci va sempre il veterinario, nel senso che è il veterinario che individua la il tipo di dermatite, perché di dermatiti ce ne sono tanti tipi e che spesso eh, indica uno shampoo, perché di shampoo ce ne sono tanti, però ce ne sono alcuni che sono più efficaci. Quindi il, il veterinario eh, dovrebbe indicare la, la frequenza e il tipo di shampoo, dopodiché con il Praticamente intervengo io facendo il bagno con il prodotto specifico e ehm, a volte anche con l'ozono, perché l'ozono è molto molto indicato casi, nei casi di dermatite per andare ad aumentare l'efficacia dello shampoo, prima di tutto, quindi si va a lenire la pelle, a togliere rossore, a togliere bruciore, a cercare di limitare un po' il grattamento che può portare la dermatite. Eh, oppure lo zono è anche molto indicato ehm, nei momenti di muta, Fare, mettere un cane in muta eh, nella vasca dello zono, perché adesso qui non ho foto, però la vasca dello zono è come... Una, una sorta di piscina, sotto c'è anche l'idromassaggio. Quindi il cane viene immerso completamente e l'acqua con dentro l'ozono va proprio ad agire su tutta la cute, su tutto il pelo, e ne, magari nel momento in cui c'è tanta muta aiuta a togliere più facilmente la muta. E quindi, meno pelo per casa, la, una cute bella libera, che respira bene e anche un cane più felice. Dopo però durante sono un po' meno ecco, conosciuti. Raccontaci come sono questi momenti <ride> del bagno con uh, questi cani, tra l'altro di diverse razze, diverse tipologie, anche caratteri. Sì, a, allora ovviamente ogni cane è a sé, ogni cane ha il suo carattere anche all'interno all della stessa razza ce ne sono alcuni che sono simpaticissimi e si lasciano fare tutti, altri decisamente meno. Eh, è importante abituarli fin da cuccioli, prima si comincia e meglio è. Diciamo che finito il ciclo vaccinale già si può cominciare ad impostare una, una routine di toelettatura in modo che comunque il, il cane sia abituato a farsi manipolare e a farsi mettere le mani un po' ovunque. Perché ovviamente io quando, quando vado a lavorare tocco veramente qualsiasi parte che siano le zampe, che siano gli occhi, le orecchie, ehm, le, le code, anche le parti intime, perché ovviamente poi si vanno a fare manovre particolari, ad esempio anche sulle ghiandole prianali, che sono le ghiandoline sotto, sotto l'ano, quindi diciamo che prima si abitua il cane a essere toccato, manovrato, messo in vasca, ehm, asciugato, perché comunque anche l'aria ovviamente può dare fastidio, ehm, l'acqua, tutto, prima si comincia meglio, eh? E poi che tu non sei comunque una persona di casa che ha sempre visto. Quindi esatto. devi instaurare con una sì. empatia un rapporto con sì. comunque un animale che magari ti vede per la prima volta sì, sì. e tu lo metti in acqua <ride> sì. con eh, le bolle, sì, e sì. Le, sì. tutte le cose brutte, le unghie, i peli nelle orecchie. Eh, quindi sì, è, è un lavoro un po' così, nel senso, se io faccio la parte brutta. Eh, di solito quando entrano, magari li vedi anche un po' titubanti, un po' spaventati, però quando escono sono tutti felici perché. Il Durante non piace mai a nessuno, ma dopo, dopo stanno bene. Ma il, il proprietario rimane nei dintorni, no, no? Non deve no, esserci. No, no, io, allora, io personalmente non faccio rimanere nessuno all'interno dei locali dove lavoriamo. Eh, volendo, subito fuori dal, dal negozio, cioè da, da dove laviamo, ho una sala d'attesa e se il padrone vuole stare lì. Per me non ci sono problemi. Una procedura che più o meno dura come attesa? Eh, diciamo che andiamo fra l'ora e le due ore. Hanno ah anche pazienza questi, questi, questi sì. cani. Sì. Ma sì. invece, per quanto riguarda la toelettatura del gatto, perché è una cosa che. Forse è abbastanza rara, si sente poco, forse solo per chi ha esigenze di pelo particolarmente lungo, essendo il gatto un animale che comunque è già molto pulito di per eh, sé. Sì, diciamo che il gatto eh, normalmente non ne ha bisogno nel senso che non è come il cane che mh, ne ha più bisogno. Oltretutto, il gatto è un animale molto particolare nel senso che bisogna, saper, bisogna saperlo prendere molto bene e ancora più del cane è molto importante abituarlo. Eh, perché il gatto accetta ancora meno manovre rispetto a un cane? Eh, quindi, solitamente quando mi chiamano per fare i gatti, la prima cosa che chiedo è: Ma il, cane, il gatto è buono, è abituato, si lascia fare? Perché un gatto arrabbiato insomma non è proprio simpatico da affrontare. E questa ozonoterapia, cioè non so se si chiama no, ozono, forse trattamenti, Ozo trattamenti Sì, è un trattamento all'ozono. All sì. Sono anche, in realtà esistono da. Da, da un secolo praticamente, però si è cominciato ad approcciarsi ai nostri amici a quattro zampe da relativamente poco tempo. Sì, allora in realtà eh, ti dico io, ho rilevato l'attività nel 2019, ma la tolettatura è aperta dal 2005, quindi quando io sono subentrata già questo, questo servizio era attivo è molto molto utile come dicevo prima nei casi di dermatiti ma anche ad esempio nella, nelle otiti eh, perché proprio va a igienizzare e a aiutare la cute nel recupero eh, anche una brutta otite ovviamente sempre seguita dal veterinario con le gocce giuste e tutto quello che serve tenendo l'orecchio pulito e facendo delle applicazioni di ozono direttamente dentro l'orecchio eh, può aiutare la, la guarigione. Eh, proprio. E per quanto riguarda i prodotti invece, non so se siano naturali o comunque hai parlato di prodotti specifici, tecnici? Ah, sì, allora si utilizzano sempre solo prodotti professionali ovviamente. Eh, io ho dei prodotti molto naturali che mh, si possono usare anche con frequenze molto strette. Ad esempio io ho tre maltesini che teniamo con un, la lunghezza proprio classica del pelo, e loro vengono una volta alla settimana, eh, e quindi magari si può pensare che la, la cute ne vada a soffrire, invece utilizzando prodotti eh, professionali la cute e il pelo stesso non ha problemi. Ovviamente è un pelo che va trattato in un certo modo, perché è molto lungo e basta veramente nulla per farlo annodare, e ovviamente essendo bianco si sporca subito, immediatamente. Eh, Ogni cane ha le sue esigenze, l'importante è ricordarsi sempre di abituarli e dipende un po' uno da quello che vuole. È ovvio che se uno vuole un pelo lungo, il pelo lungo è molto impegnativo, quindi o si lavora anche a casa o si porta con una buona frequenza in negozio. Bene, adesso questi, avevi le foto forse dei maltesini, Eccoli, ecco, sì. loro sono eh. veramente abituati, saranno sì. anche di, molto ah, buoni. Loro praticamente eh. sono di casa, infatti quando eh. entrano, praticamente loro sono felici quando entrano, entrano tranquillamente da soli, anche perché venderci una volta alla settimana, da sempre, perché le piccole, le due piccoline le ho prese dentro la prima volta che avevano due mesi e mezzo. Eh no. e, mh, 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 e quindi sono straabituate, nel senso, poi ci sta sempre il, il pezzettino di biscottino per fartelo amico. Con alcuni non funziona, però non funziona sempre il biscottino. Va bene, allora, grazie Sara Rossi, sì. tua il cucciolo, Ravenna, per averci spiegato un po' come funziona anche questo eh, universo è importante da conoscere per tutti i proprietari di, di cani. Grazie a voi per averci seguito. Qui Emilia Romagna torna alla solita ora. Buon proseguimento.